Questa settimana il TG Amici Animali è stato in giro per il Canavese, dove si sono svolte due belle iniziative che hanno avuto come protagonisti proprio i nostri amici a quattro zampe. A Mappano di Caselle, i giovani del Consiglio dei Ragazzi hanno festeggiato il loro progetto vincente insieme con i cani. E qui abbiamo incontrato Bruna Vittone, presidente dell'Associazione La Pulce Canile Municipale di Torino. Voi operate sul territorio ormai da moltissimo tempo, la vostra è una grande struttura. Quanti animali ospitate mediamente in questo momento? Allora, i canili municipali di Torino, le due strutture ospitano all'incirca 300 cani e un centinaio di gatti, perché dobbiamo ricordarci che ci sono anche tanti gatti. Chi decida di adottare un animale, ecco, quali regole, quale mentalità deve adottare? Perché adottare un animale è comunque un impegno importante. Allora, sicuramente adottare un animale è un impegno importante, per cui innanzitutto direi che come regola, la prima regola è che tutti i membri della famiglia siano d'accordo e siano consapevoli delle responsabilità a cui vanno incontro. E, in secondo luogo, logicamente devono essere consci di quali sono le esigenze dei cani, che comunque soprattutto hanno bisogno della nostra presenza e del nostro affetto. Poi hanno ovviamente bisogno di uscire, di coccole, di affetto, eccetera. E, chi vuole adottare un cane o un gatto può rivolgersi al canile municipale di Torino, ma come a tante altre strutture che ci sono. Per esempio, chi vuole adottare un gatto può presentarsi semplicemente con un trasportino e può scegliere il gatto del cuore immediatamente. Per il cane c'è un percorso un po' più lungo, diciamo, devono fare almeno due o tre incontri col cane prescelto in modo da vedere le affinità, e alla fine di questo percorso possono portare a casa il cane. Si avvicina a giugno, piuttosto tasto dolente quello degli abbandoni, abbandoni che sono purtroppo sempre numerosi, che si potrebbero evitare con qualche accorgimento. Sicuramente sì, dobbiamo però dire che negli ultimi anni abbiamo riscontrato che gli abbandoni sono un po' diminuiti, soprattutto quelli dei cani, non quelli dei gatti, anche perché quello che manca è soprattutto la politica di sterilizzazione, quindi ci sono molti abbandoni di cucciolate intere di gatti. I cani sono un po' diminuiti, ma comunque è sempre una piaga ovviamente nazionale e soprattutto, come dice lei giustamente, nel periodo estivo. Tra le associazioni presenti a Mappano di Caselle anche la Lega Antivivisezione, che con tantissime altre associazioni sarà presente domenica 3 giugno alla manifestazione nazionale di Torino per protestare contro la cancellazione del referendum sulla caccia. La LAV da sempre attivissima, oggi più che mai un momento importante, oggi che mancano praticamente pochi giorni a quel 3 giugno in cui avrebbe dovuto finalmente dopo 25 anni esserci il referendum sulla caccia. Sì, esatto, questa è stata veramente quello che noi definiamo una vergogna, 25 anni per arrivare a questo referendum e nel giro poi di poche settimane hanno deciso, la maggioranza del Consiglio regionale ha deciso di boicottarlo, di annullare completamente la legge regionale, in questo modo permettendo tra l'altro, così con un danno maggiore, alla legge nazionale di intervenire anche sul territorio piemontese. Noi abbiamo però mantenuto, come vedete, la data del 3 giugno per una manifestazione che sarà una manifestazione nazionale, quindi da tutta Italia parteciperanno a questa manifestazione, per dire che questa è una vergogna, una doppia vergogna, perché non si tiene in considerazione quella che la sofferenza, la morte di animali uccide così per puro divertimento, doppia vergogna perché veramente è il non riconoscere un atto democratico e boicottarlo, e noi sosteniamo che ce l'abbiano rubato, perché di questo si tratta. Sarebbe bastato recepire quelle che erano le richieste del referendum e in effetti si sarebbero risparmiati lo stesso questi milioni di euro di cui tanto si parla, però almeno non sarebbe stata tra virgolette rubata la democrazia. Certo, questo è stato veramente un furto alla democrazia, ma è un furto di per sé per l'atto democratico. È vero che costava 22 milioni di euro o all'incirca quella cifra lì, ma innanzitutto noi continuiamo a sostenere che ci sono state diverse occasioni per poter accorpare questo referendum con altre votazioni politiche e quindi lì ci poteva avere una riduzione sensibile di questa cifra. Dopodiché questo è il costo della democrazia. La democrazia costa questo e noi chiediamo che lo Stato paghi giustamente delle cifre del genere.
Il 3 giugno la manifestazione nazionale a Torino, ma arriveranno volontari, animalisti, persone comuni e associazioni da tutta Italia. L'appuntamento è alle 2:30 a Torino. Esatto, l'appuntamento, ve lo ricordo, è esattamente alle 14:30 in corso Bolzano 30 a Torino, in zona Porta Susa. Ci sarà un corteo nazionale, arriveranno volontari da tutta Italia. Siamo stati anche a Forno Canavese, dove in occasione della festa di primavera si è svolta una simpatica sfilata canina che ha visto decine e decine di partecipanti e i cui proventi sono stati devoluti al canile di Caluso. Noi siamo un gruppo di volontari che ci stiamo dando da fare per aiutare il canile e i nostri amici a quattro zampe. Abbiamo cercato in collaborazione con gli assessori Loredana Cavalletto e Walter Giacoletto, e tutto con l'aiuto del comune di Forno ci hanno chiamati per chiedere di fare questa iniziativa. Perciò noi ben volentieri l'abbiamo fatto, è la prima volta che viene fatta qui a Forno e vediamo che ha molto successo, i concorrenti ne abbiamo 50, perciò siamo molto contenti, soddisfatti, perché è una cosa bella e riuscita bene. A Mappano di Caselle abbiamo incontrato anche i volontari dell'EIPA di Caselle e a Forno anche alcuni degli attivisti dello squadrone animalista Piemonte e Valle d'Aosta. Il tempo a nostra disposizione non è molto, come sapete, e quindi sentiremo le loro testimonianze nella prossima edizione del nostro TG Amici Animali. Ed ora parliamo di un evento che specialmente nella stagione calda può capitare anche in città, ossia trovare un nidiaceo, un piccolo volatile all'apparenza in difficoltà, magari caduto dal nido, che chiama a gran voce soccorso. Normalmente i genitori del piccolo sono pronti ad intervenire per soccorrerlo, ma se ciò non accadesse, come dovremmo comportarci? Fondamentalmente i giovani pulcini che si possono trovare anche in condizioni urbane, quindi di città, hanno quasi sempre i genitori nei paraggi che li stanno alimentando e hanno tante più possibilità di sopravvivere ai predatori, alle intemperie, se rimangono con i genitori. Abbiamo proprio visto che c'è un tasso di mortalità più elevato tra quelli allevati in cattività rispetto a quelli che rimangono comunque nei loro ambienti. A meno che non siano in mezzo a un corso trafficato con le automobili, conviene lasciarli dove sono. Il nostro intervento, se vediamo un piccolo che ci sembra in difficoltà, è quello di ragionare bene se è veramente in difficoltà e poi al massimo toglierlo da un pericolo imminente, quindi allontanarlo da una strada se ci troviamo in città, da un pericolo imminente, metterlo dentro una siepe e così via. E c'è anche da dire che noi lottiamo un po' contro il nostro istinto, che è quello di farci intenerire dai piccoli degli uccelli, che hanno proprio questi segnali, si chiamano segnali infantili, proprio perché servono ad attirare le cure parentali dei loro genitori. Però noi veniamo un po' così attirati con le stesse canali comunicativi, ma dobbiamo riuscire a resistere per il loro bene, per il loro interesse. Solo nel caso in cui ci sia un pericolo immediato o si tratti di un pulcino di rondone è opportuno intervenire per recuperare un nidiaceo. Nel primo caso spostando l'uccello in un luogo sicuro nelle vicinanze, nel secondo mettendolo dentro una scatola di cartone a cui devono essere praticati alcuni fori per far circolare l'aria. Il piccolo va poi portato entro breve termine all'ospedale veterinario universitario di via Leonardo da Vinci 48 a Grugliasco. La provincia di Torino ha anche realizzato un pieghevole in distribuzione dall'anno scorso presso studi veterinari, associazioni ambientaliste e presso tutte le sedi della provincia, che spiega proprio come intervenire in caso di ritrovamento di un nidiaceo. Il pieghevole si può anche trovare sul sito della provincia di Torino nella sezione Natura. Anche questa settimana alla nostra mail amiciianimali@retecanavese.tv sono arrivati molti appelli di amici a quattro zampe in difficoltà, ma non solo. Dalla Lida sezione Cirie Valli di Lanzo arriva anche la richiesta di aiuto per questa pavoncella, che è stata usata per un matrimonio, lanciata per aria e poi lasciata stordita sul sagrato della chiesa. Ora vive in una gabbietta ma è troppo piccola per lei. Chi può fare qualcosa per questa meraviglia? Sempre la Lida ci segnala questo setter inglese di 3 anni. Si chiama Iago e anche lui sta cercando una casa. Esclusi ovviamente cacciatori. Per informazioni su queste adozioni potete contattare la signora Laura al numero 328 16 22 812.
E poi ci sono questi due gattini maschi salvati dalla strada, FIV e FELV negativi, già sterilizzati e vaccinati. Hanno 10 e 12 mesi. Al momento si trovano a Volpiano. Per loro si cerca un'adozione, preferibilmente di coppia, ma per una vera adozione del cuore si valuta anche adozione separata. Per informazioni ci si può rivolgere al numero 333 94 39 856, signora Marina, oppure 328 11 08 102, signora Carla. Dall'associazione I Cani Sciolti arrivano questi appelli, sempre per piccolini. Loro sono Nina, Nelly, Nora e Noè. Hanno appena 3 mesi, ma sono già dietro le sbarre. Sono svermati, vaccinati, testati Leishmania negativi, microchippati. Hanno 3 mesi anche Maddie, Maya, Molly e Mocha, guardateli. Sono nati in canile, svermati anche loro, vaccinati, testati Leishmania negativo, microchippati. Sono un mix di corso e boxer. Se volete dare una casa anche solo a uno di questi piccoli, potete contattare il numero 340 83 68 295 Antonella oppure 347 80 59 303 Esther o lasciare un messaggio al numero fisso 011 988 20 75. Potete anche scrivere alla mail info@icanisciolti.com. Ed ecco altri 2 micetti dolcissimi, già svezzati, sverminati, vaccinati. Sono un maschietto ed una femminuccia. Per adottarne uno potete chiamare il numero 339 60 96 432. Ancora più minuscoli questi 4 mici che sono nati solo il 30 aprile. Sono 2 maschi, tigrati, e 2 femmine, una tigrata, una nera. Saranno adottabili dall'inizio di luglio. Per informazioni potete chiamare il numero 347 78 62 260. Alla prossima edizione.